Ben a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video. Come al solito, io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a recensire il nostro nuovo liquido. Vai Birillo, esporicelo. Il liquido più richiesto dai recensori su YouTube, un liquido dicono spettacolare, assaggiato a Roma, Vap Italy. Allora, un liquidissimo proprio una bomba questo qua, È proprio è una specialità. Croccantissimo, il liquido deficiente, per tutti i deficienti. Andiamo a fare la prova recensione, penso che siamo i primi a fare la recensione su questo liquido. Sempre allora, 70-30, zero nicotina, bello il packaging. Con l'adesivo del Santone sopra, sua diciamo stemma del canale, e poi c'ha le palle del circo con le stelline lucciose, carine, la mongolfiera dalla parte di qui. Ora andiamo a vedere al suo interno la boccetta. Allora, la boccetta è una chubby, eccola qui, chubby bellissima, scura. Bella boccetta, perché per il dripper, essendo 70-30, buonissimo, vai subito a dosare. Molto comodo. Molto comodo. Facciamo vedere bene, croccantissimo, con 3S, proprio una specialità. Quando ci metti 3S così è proprio una specialità, una bomba. Andiamo a fare la prova di svapo e a tirare qualche risultato finale. Come al solito io andrò a provare con la Mac Pro e il Druga. Io Mac Pro e l'Apocalypse con il chubby della Cat Mod. Mi ci trovo molto bene, c'è un tiro bello largo. Croccantissimo, è tanta roba, eh. Già solo dal profumo che mi arriva è tanta roba. È tanta roba. Burroso. Burroso, proprio quei burro. Popcorn che mi ricordo una volta dove andavi a prendere i film, come si chiama, Blockbuster, che pigliavi quelle bustine da fare dentro, sì, al microonde, ti lascia proprio quel sapore lì, buono, in bocca, è anche all day, sì, non smaga tanto, un buon liquido, prodotto dalla, andiamo a vedere nel packaging, Vapor Art dovrebbe essere, sì, della Vapor Art. Sono buoni i liquidi della Vapor Art, spettacolare come liquido. Che voto gli dai? Io ci do un voto alto, Gabri, perché a me mi piacciono i dolci, la roba dolce, cremosi, biscottosi, burrosi, ci do un 8.5. Sì. Un voto più alto dei liquidi che ho dato, mi piace. Sì, poi si può anche miscelare con l'MK Ultra per provarlo magari sul dicono di toglierci 10 ml di liquido e metterci 20 ml di MK Ultra e la nicotina, miscelarlo, chi lo vuole con la nicotina, chi non lo vuole senza nicotina. Noi stiamo fumando a zero. Allora, dalla taverna dello svapo è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ricordate che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Se ci volete seguire, noi siamo contenti di accettarvi tutti. Dalla taverna dello svapo è tutto. Un bacio.